fare, adesso abbiamo ricominciato alla grande, una cosa. Scusami il microfono. E adesso abbiamo fatto due film. Uno ho finito di girare, non ancora montato, molto bello, molto. Si può dire il titolo? Le favolose. E una cosa abbiamo scoperto questo, per le persone trans che affrontano un percorso terribile per diventare trans, per essere quello che non lo sono, e quando muoiono, in genere tornano nella disponibilità della famiglia. La famiglia le seppellisce con i vestiti da uomo e il nome da uomo, negando tutto quello che hanno fatto per raggiungere una loro identità. Per cui Virginia diventa Paolo nella tomba e via dicendo. E un gruppo di donne, di trans, hanno raccontato a Roberta queste cose, hanno raccontato quello che loro avevano fatto per aiutare la loro amica Giovanna, seppellita come Giovanni, dopo che era morta. Roberta ci ha fatto un film sul canovaccio, nel senso che c'è questa storia che è fissata, ma queste persone raccontano come loro vogliono, a modo loro, con i loro tempi, con le loro cose, e poi ogni tanto raccontano di se stesse. Io credo che sia un film buono e importante da fare, racconta qualcosa che tocca il cuore. E questo è stato girato e non è ancora montato, non è ancora finito, perché Roberta poi ha cominciato a fare quest'altro film che si chiama Mi fanno male i capelli, e racconta la perdita di identità di una donna, Barbara Urlacher, che è fantastica come attrice, dà una leggerezza al personaggio incredibile, che di colpo si convince di essere, non ricorda più chi è lei, chi non è, è una malattia che capita abbastanza frequentemente purtroppo, e si convince di essere Monica Vitti. E quindi c'è questo rapporto con Monica Vitti, ed è un film, anche questo lo stiamo girando in questo momento. Ogni giorno vedi i giornalieri, secondo me è bellissimo. No, infatti la frase, e poi il titolo, una frase famosa di Deserto Rosso, che poi suscitò all'epoca, tanta ironia, perché è una frase secondo me meravigliosa, incredibile. È di una poetessa, di Amelia Rossetti. Solo che poi ti ricordi forse, no? Quando poi sì, in quel film, no, partirono, no? Sperleffie e non solo. Se posso chiedertelo, in questo Mi fanno male i capelli, c'è anche materiale di repertorio o no? Ci sarà? Sì, certo, c'è il materiale della vita. La vita appare attraverso il suo materiale di repertorio. Roberto ha trovato delle cose meravigliose, appare anche Alberto Sotti, che è il migliore amico della Vitti a un certo punto. E il marito di Alba è Filippo Tini, che è un attore straordinario, io ho lavorato con lui al suo primo film, e adesso anche lui lo ritrovo dopo 24 anni, ed è straordinario. No, Tini è veramente un talento, sì. Forse lo conoscerete, forse l'avete visto a teatro, altrove qui. Forse fa più teatro che cinema, però poi quando fa il cinema lascia dei segni, sì, non indifferenti. Sì, ed è un'occhio bellissima questa di Alba e di Filippo, sono meravigliosi. Se da schermo si fanno voler bene, cioè quando tu vedi questi materiali li vuoi bene, e questo è importante. E questo a che punto è delle riprese? A metà delle riprese. Ah, sì, a metà. E mentre le favolose, quindi queste abbiamo girato tutte, certo, però come dicevi non è ancora montato, quindi c'è un'impastatura di montaggio, però il montaggio deve essere finito, quindi dopo quanto Roberta finisce questo deciderà se vuole montare subito questo oppure se vuole finire le favolose per montare questo, lascia che sia il suo cuore a decidere, per me va bene. Senti,